Mini aggiornamento dell'ultimo recupero. Le tre cagnoline, che sono tre femminucce. Questo sta scodinzolando. Che abbiamo recuperato ieri. Sono state viste al veterinario. È stato escluso il cimurro, che è la cosa che più ci dava preoccupazione. E quindi ci siamo già sentiti sollevati. Sono state sverminate, spulciate, sono tenute sotto osservazione. Abbiamo cominciato la somministrazione di calcio e vitamina B12 per loro. E sono qui a casa e attendiamo di vedere quello che succederà per capire come dovremo comportarci e quale sarà l'entità di questi problemi neurologici che mostrano. Volevamo ringraziare, sì. Parlo solo io, volevamo ringraziare le tante persone che come sempre ci sono state vicino e ci hanno mandato video e suggerimenti per affrontare questo problema che ci ha creato così tanta ansia. Sì, da dire che sono una meraviglia, sì. Che hanno un buon appetito, sì, che sono molto serene, si sentono protette, sì, hanno dormito sulla coperta, fanno un sacco di coccole, fanno una bella pipì e una bellissima cacca, quindi vuol dire che comunque il loro corpicino funziona bene. L'ansia del cimurro è stata grande, quindi questo peso che ci siamo tolti ci ha molto rasserenato. Speriamo bene per il futuro e niente, noi per loro ci siamo sempre e ci siete anche voi. Ciao! Ciao! Allora, guarda, segni di malattie non se ne vede, malattie clinicamente apparenti, hanno soltanto questo disturbo neurologico e questo dobbiamo valutarlo, ma la prima cosa è fondamentale prima sverminarle, perché se ci sono parassiti hanno la tendenza a creare carenze di calcio e quindi possono anche favorire questo tipo di tipologie di problematiche. Una volta sverminate e migliorate la qualità del cibo, cercheremo di seguirle e di renderci conto di quello che sta succedendo. Può essere anche un fenomeno carenziale, visto che sono state insomma, trovate in condizioni pessime anche sia igieniche ma anche alimentari, cioè, insomma mangiavano sì, quello sì, che questa cosa hanno mangiato. Quindi dobbiamo soltanto migliorare la qualità di vita, perché clinicamente li guardi hanno un bel aspetto in faccia, eccetera. Però l'unico disturbo è questo qua, della mancanza di equilibrio, questo disturbo diciamo neurologico, questi tremori, che dobbiamo valutare di qua a qualche giorno e poi vi saprò dire meglio. E bevono bene? Sì, li devo controllare come... Abbiamo messo la ciotola per bere, hanno bevuto... Questi hanno bevuto due, uno ha toccato l'acqua. Voi avete visto la cacca, si è formata? Sì, sì, abbastanza. Non hanno disturbi intestinali? No, non sembrerebbe. Ora valuteremo, dai. Se tu li guardi visivamente, lascia stare il tremore, stanno benissimo. Sì, sono tre meraviglie. Sono abbastanza lucidi, occhietti abbastanza vivaci. Iniziamo per passi, puliamoli prima dal punto di vista parassitario e poi decidiamo. Ok? Ehi. Ok. L'antipulci... Più che antipulci io preferirei fare un bagnetto antiparassitario e quindi evito altri antiparassitari che non si sa mai l'eventuale reazione, quindi in questo caso io eviterei, farei soltanto un bagno antiparassitario che è più delicato e poi decidiamo. Ciao!